Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Antimo Martino, un'altra maratona chiusa vincendo, la Fortitudo chiude con 14 vittorie, una sola sconfitta, un girone d'andata dominato meritatamente. Sì, devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché anche oggi onestamente abbiamo dimostrato una durezza mentale, una lucidità, una cattiveria agonistica pazzesca, e questa è la strada giusta, perché oggi sapevamo tutti che non sarebbe stato facile. Ferrara, avevo visto una Roseto in forma, in condizione, e oggi l'ha dimostrato. È una squadra che gioca con un atletismo e una fisicità pazzesca, anche in virtù della giovane età, però su questo campo non è mai semplice. Quindi un primo tempo dove onestamente abbiamo commesso qualche errore di troppo, soprattutto dal punto di vista dell'attenzione, regalando dei tiri. Ricordo un tiro da 3 punti a Pieric, la bomba sulla sirena, dove sicuramente bravi e fortunati, ma non avremmo dovuto concedere quel tiro, e con delle percentuali non altissime nonostante l'ottima qualità dei tiri. Nel secondo tempo una partita punto a punto, una partita che potevamo vincere con i 2 tiri di Cinciarini e Kenny Esbrook sulla sirena, non ci siamo riusciti, e poi grande solidità, grande cattiveria nell'overtime per portarla a casa, dopo aver perso anche Benevelli, quindi con l'ennesima rotazione in meno a disposizione, trovando degli equilibri all'interno della squadra. E quindi sono veramente soddisfatto, molto soddisfatto. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è di mantenere questo desiderio, questa voglia di far bene anche nel girone di ritorno, iniziando dalla prossima partita contro Verona. Io due cose in una: la prima, chiudere il girone d'andata a più 6, perché anche oggi i risultati sono stati dagli altri campi favorevoli, e soprattutto la seconda: tu ieri avevi detto dovremmo essere bravi a interpretare i contatti, ce ne saranno tanti, mi sembra che la tua squadra... Sì, siamo stati bravi anche a non innervosirci, soprattutto in alcuni momenti. Ripeto, Roseto gioca una pallacanestro al limite del fallo, dell'energia, una pallacanestro anche piacevole, ripeto, probabilmente la pallacanestro che deve giocare una squadra così giovane, però eravamo pronti mentalmente, eravamo pronti tatticamente a disputare questa gara, che ha preso dei binari inevitabilmente diversi dai normali, però ci siamo stati dentro, e ripeto, poi alla fine con grande personalità abbiamo vinto una partita importantissima, perché questo è un campo difficile, questi 2 punti saranno importanti anche in futuro. Più 6 sulla seconda, ne è ancora lunga. Sì, è ancora lunga, sicuramente è un bel vantaggio, però ripeto, pensiamo a Verona e dobbiamo avere la forza di guardare avanti senza pensare a cosa ci succede dietro, con mentalità, con personalità che deve avere una squadra che è importante e che vuole finire da squadra importante. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.